dall'arma principale degli acquiti era il Doru, un giacimento lungo 2-3 metri. L'asta era messa a 5 cm, per un peso complessivo di 1-2 kg, e aveva una punta di ferro. All'estremità opposta c'era un puntale di ferro che garantiva il bilanciamento e poteva diventare un'ulteriore arma. La seconda arma degli acquiti era l'Oxibos, una spada dritta e a doppio taglio, concepita appositamente per essere affondata nel corpo del nemico. Ma gli Ocliti la usavano solo quando perdevano la lancia o veniva spezzata la falange, cosa che non avveniva molto spesso. Ma vediamo la battaglia di Marte. Stando a quanto dice Erodoto, storico greco, alla fine della giornata gli ateniesi hanno perso appena 192 uomini, i persiani. E a questo punto nasce una leggenda destinata ad avere una grande fortuna. Per portare la notizia della vittoria